bentornati su FIFA 19. Oggi e per la prima volta nella storia di FIFA andremo a ritirare i premi della FUT Champions, appunto perché ero riuscito dopo tantissimo tempo per la prima volta a qualificarmi ottenendo i 2000 punti che servono. Poi non è andata in realtà poi bene la FUT Champions con diverse sconfitte sulle 5 partite, quindi in realtà ci vogliono ancora 2000 punti per riqualificarmi, quindi la prima avventura è stata un po' un disastro e credo che ci vogliono giocatori da 90 se si vuole competere al meglio. E ovviamente faremo anche i primi della Division Rivals, che ovviamente si possono tirare quelli giocando appunto le partite per guadagnare i punti per accedere alla FUT Champions. Partiamo da Division Rivals, abbiamo delle scelte qui. Nel mio caso è meglio ottenere i crediti in modo tale da poterci poi prendere dei giocatori. Quindi 27.500 crediti non sono comunque pochi, andiamo a 35.000 crediti, un buon giocatore si può prendere, ma soprattutto i primi FUT Champions, ma non sarà sto gran premio. Ok, avanziamo. 1.000 crediti, 2 pacchetti oro e 250 punti di qualificazione. Poca roba, però ho preso 250 punti, 35.000 crediti. Ok. Bene, abbiamo un negozio, quindi andiamo anche a prendere i pacchetti oro, che ovviamente difficilmente si troveranno pezzi da 90. La probabilità è sempre molto bassa. Vediamo un po'. Eventualmente i giocatori si vendono e si accumulano crediti. Pizzi, il portoghese nazionale, ma non è nelle mie doti, anche se è un buon centrocampista, sicuramente. Lo confermiamo e lo venderemo. Ok, questo lo metto sul mercato già. Ok, adesso passiamo al secondo pacchetto. E anche l'ultimo per questo video. Vediamo un po' chi. Niente di particolare, assolutamente. Più cose per i contratti o forme fisiche che diciamo mi possono essere più utili. Per il resto, niente di particolare. 35.000 crediti, che cosa si può ottenere? Questo con 30 ore e 18 rari. Però in verità si va a rischiare di non prendere dei giocatori buoni. Bene, quindi direi che questo video sui pacchetti finisce qui. Peccato per la FUT Champions, ma quando avrò l'occasione di riprovarci ci riproverò. Detto ciò, lasciate un like al video se vi va, se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!